Bene, direi di iniziare subito dalla base, così almeno ci vediamo subito un po' più carine. Direi di cominciare subito dai fondotinta, quindi un mio preferito del 2020. 2021, oh santo cielo come passa il tempo, che è l'Accord Parfait di L'Oréal Paris. Se non l'avete mai provato, andate a provarlo subito perché è bellissimo. Che mischierò con un po' di Transform Siasta semplicemente perché è un po' più chiaro. Ogni volta è assurdo quanto solo una goccia del fondotinta di Astra, questo qui, un po' vecchio, il Transformist, renda così coprente il fondotinta. Quindi, anche se non si ha nulla in programma per San Valentino, l'obiettivo di quel giorno è renderci carini, anche se siamo a casa da soli, giusto per sentirsi un po' meglio. Tra l'altro, lo dissi anche all'ultimo video, ogni volta che utilizzo un po' di questo fondotinta di Astra, in videocamera sembro un fantasma. Non chiedetemi il perché, dal vivo non è così evidente, però adesso comunque lo camuffiamo. Applico del correttore, questo qui è di Lovren, un pallino giusto sotto l'occhiaia e qui in modo da liftare lo sguardo, al centro del naso, sotto l'arcata sopraccigliare. Un po' qui al centro della fronte e sul mento, un po' sia per correggere le discromie sia per illuminare queste aree. E anche qui con la spugnetta, tap tap tap. Per il trucco che faremo oggi ho applicato anche un po' del correttore che avanzava sulla palpebra, così non applichiamo il primer, ma il correttore andrà bene. E già in un momento rinata, che bello! Normalmente il passaggio successivo sarebbe quello di applicare la cipria, ma io devo dire che da quando utilizzo questo correttore di L'Oréal non ne ho bisogno. Quindi la mia base in questo momento sembra che abbia già la cipria. Quindi vado direttamente con bronzer, fard e illuminante. Palette viso di Mulac della Sassy Collection. Un po' di terra e blush. E vado a scolpire il viso. Non vado troppo in basso in modo da non abbassare troppo i lineamenti del viso, ma vado proprio qua dove si sente l'osso dello zigomo. Inoltre a me piace sempre diffondere il blush e il bronzer anche qua sulle tempie, in modo da non creare il distacco, ma di creare un'ombreggiatura unica. Un po' anche sul naso. Una volta che avete reso il vostro incarnato leggermente più vivo, andiamo con l'illuminante. Quando voglio avere un effetto super, vado sempre su questo qui di Becca. Pazzesco. Ha un color champagne e ne prendo giusto una puntina col polpastrello e lo tampono qui in alto. E se ho bisogno mi aiuto anche con la blender. Diffondo anche un po' sulla terra l'illuminante e se mi va, quindi mi va, lo porto anche qua sotto il sopracciglio e sul naso. L'unica pecca di questo illuminante, che tra l'altro non so se ancora esiste perché Becca aveva avuto dei problemi, è il packaging perché esce sempre di fuori. Fatto ciò, possiamo ufficialmente passare agli occhi e per questa occasione mi sarebbe piaciuto utilizzare questa palette di Huda Beauty, ormai un po' vecchiotta. Ha più o meno 4 anni, se non erro, perché l'ho acquistata a Parigi, ma mi piace un sacco perché ha dei colori romantici, che tra parentesi non uso mai, quindi quale occasione migliore se non questa? L'obiettivo era quello di fare un eyeliner grafico sfumato, ma adatto a chiunque, quindi non temete. Innanzitutto diffondo il panna della palette un po' su tutta la palpebra, visto che abbiamo applicato il correttore, in modo tale che non si creino pieghette. Dopodiché prelevo un po' del rosa matte, poco prodotto sul pennello, e tampono il prodotto vicino all'attaccatura delle ciglia, facendo dei movimenti un po' più ampi verso l'esterno. Appunto, tratteggiando come un eyeliner con il colore, ma in maniera molto diffusa, quindi non preoccupatevi se sbagliate, si può rimediare tranquillamente. Giusto per creare un'ombra, qualora aveste delle difficoltà potete aiutarvi appunto
un po' come si faceva qualche anno fa, ovvero posizionando dello scotch sull'angolo esterno in modo da aiutarvi con la forma. Però questo passaggio va fatto senza la base, quindi senza il fondotinta, perché sennò viene un casino. Il fondotinta lo applicherete dopo. Una volta creata la nostra ombra, intensifico sempre con lo stesso colore. E non abbiate paura di allungare questa ombreggiatura chiara verso l'esterno, perché ci servirà da sfumatura. Adesso con un pennellino più piccolo comincio a prendere un mix, diciamo, di colori più scuri che inizieremo ad applicare nella parte più esterna e sempre più vicino alle ciglia. Quindi magari all'inizio vado con questo un po' rossiccio in fondo e tampono solo nella parte più esterna dell'occhio. Tra l'altro mi viene da ridere perché qui vicino alla macchinetta, da questa parte, c'è la mia gattina che dorme sul termosifone e vi giuro che si sente russare, quindi spero che non si senta dalla telecamera perché lei con tanti posti che è in questa casa giustamente deve dormire sul termosifone. Comunque qualora vi sentiate di aver sbagliato, di essere andati un po' troppo fuori, io mi aiuto un po' con la spugnetta fatta di fondotinta di poco fa, quindi senza aggiungere nient'altro su. In questo modo mi aiuto anche a rifinire un po' la forma e così via. Prelevando poco poco dei colori più scuri tramite un pennellino sottile, stavolta vado proprio vicino vicino alle ciglia e anche qui vado come a ricreare un eyeliner, ma mantenendomi sempre più vicino alle ciglia, lasciando intatta la sfumatura che abbiamo creato. Nel frattempo mi è venuto in mente il motivo per cui non usavo questa palette da così tanto, perché stratificando i colori tra di loro, specialmente quelli scuri, poi fanno un po' di fatica a scrivere. Ma vabbè, praticamente questo era esattamente quello che avevo in mente, quindi un eyeliner sfumato su toni un po' romantici, quindi alla fine avete visto che non ci vuole chissà che manualità. Una cosa che pensavo di fare però è quello di scurire ancora di più proprio la banda delle ciglia con un color marrone, scusate, con un nero, che in questo caso utilizzerò dalla Serendipity Palette di Melissa. Oh, lui sì che si vede. Quei colorini lì di Huda, devo ammettere che sono veramente secchi in confronto, ma magari ci sta, è passato tanto tempo. Ok, come al solito forse mi è sfuggito un po' la mano col nero, ma vabbè. Con il pennello pulito di poco fa che abbiamo usato per il rosa andiamo un po' a sfumare il tutto, tra di loro i colori e verso l'esterno. Con il polpastrello prendo il rosa più chiaro che applicherò all'angolo interno in modo da donare luce allo sguardo, anche se a parer mio era bello anche total matte. Con il pennello fatto di rosa di poco fa, sempre non aggiungo prodotto, sporco lievemente la parte inferiore ma non troppo, basta, giusto così. Ciglia finte, potevo finire con un semplice e abbondantissimo strato di mascara, cioè questo è quello che farei nella vita reale, ma siccome siamo su YouTube, un bel paio di ciglia finte magnetiche, che se non avete visto il video vi lascio qui su. Nel frattempo che il mio eyeliner magnetico va ad asciugarsi, sistemo le sopracciglia con la Lift & Snatch di NYX, semplicemente ricreando dei peletti dove serve, per un effetto ancora più naturale vado sempre a spazzolare. Ne ho tagliato un paio, il secondo paio, giusto per fare un effetto un po' angolo finale dell'occhio, devo dire molto meglio. Finalmente è giunto il momento delle labbra. Contorno le labbra con una matita nude di Wycon, questa qui è la 03. Quello che faccio è andare ancora meno di mezzo millimetro fuori dal bordo naturale, quindi lieve, non si deve notare, non andate vicino al naso. Vado a scurire i bordi e adesso con un rossetto liquido, un rosso fragola bellissimo, questo qui è di Huda Beauty ed è il colore Heartbreaker di Liquid Lipstick, quindi porta un odore buonissimo. Match. Volevo provare a fare qualcosa di sfumato, quindi lo applico intanto al centro e sacrificando un pennellino vado a sfumare.
ricreiamo un po' quell'effetto di labbra che si stanno portando adesso. Ok, questo è quanto. E tocco finale, qualora si voglia esagerare con i glitter, paletta di Nabla, e finalmente per la prima volta nella mia vita potrò utilizzare il colore rosa, che applico un po' qua, in modo da renderlo un po' più extra. Come sempre, all'inizio era qualcosa di semplice questo look. Adesso, spero comunque che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi ricordo di iscrivervi al canale col tastino rosso che trovate qui in fondo, visto che c'è una percorrenza verso i 1000, e qualora non fosse ancora iscritti al mio Instagram, ve lo lascio anche qua, qualora vi possa interessare. Spero tanto che questo tutorial vi abbia tenuto compagnia, io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!